L'Ulisse di Joyce alla libreria NB, qui l'inizio di un viaggio con Laura Castagno. Sì, da un po' di tempo mi sono interessata, da qualche anno mi sono interessata ai viaggi scrivendo di viaggi, cioè di percorsi riportati sulla tela, sui cartoni, in modo che il visitatore, insomma, fosse interessato a seguire, cioè a seguire il ragionamento, in modo, spostandosi anche fisicamente, quasi a rincorrerlo attraverso queste tavole scritte. Ho fatto il viaggio in Italia di Goethe e adesso questa peregrinazione dell'Ulisse nella città di Dublino. Dalla città di Dublino alla città di Torino, con un percorso che vede queste tavole, che sono di cartone dipinto con le scritte dipinte, in alcuni luoghi del quadrilatero romano. Sì, non solo del quadrilatero, ma anche della parte barocca della città, diciamo, e poi anche tangenzialmente una parte neoclassica. Comunque, questo percorso è un modo di seguire un significato che non è dato tutto in un colpo, in un posto solo, ma si raggiunge con una certa fatica seguendo questo percorso, che è un percorso da un lato letterario, naturalmente con riferimenti al romanzo joyciano, ma dall'altro è un percorso artistico di suggestioni, di suggestioni visive, anche in qualche modo plastiche, e che però dialogano con parti diverse della città. Cioè, seguendo questo percorso letterario, si segue anche un percorso di conoscenza di Torino, della città, nelle sue varie parti, recentemente divenuta particolarmente attraente. E come il viaggio di Ulisse a Dublino, anche la mostra di Laura Castagno dura soltanto un giorno. Qualche amante di Joyce mi ha detto: perché non l'avete fatto il 16 giugno per ricordare anche questo famoso giorno joyciano? Però, insomma, l'abbiamo fatto tutto in un giorno, appunto per dare questo senso anche dell'unità nel percorrere la città. È un'unità che si costruisce nella mente proprio seguendo questa storia, questo itinerario joyciano e anche torinese.